Buongiorno a tutte e tutti e bentornati nella Congrega del Terrore. Finalmente si torna a parlare di The Conjuring e finalmente si può parlare di The Nun 2. Si può parlare più o meno, vi avviso già che non ci sono grandi novità, grandi notizie, e infatti questo video non durerà tantissimo, ma ci tenevo a fare questo piccolo aggiornamento sul continuo di questa saga, del nostro universo prefe in assoluto, più o meno, che è l'universo di The Conjuring. Ad annunciarlo è stato proprio James Wan sul suo profilo il 29 di aprile, dove ha pubblicato una foto insieme a Bonnie Arons, che sarebbe l'interprete della nostra sora demoniaca, del Valak. E inoltre i primi indizi, insomma, che sono molto pochi perché di fatto della trama non si sa niente, è che a quanto pare a dirigere The Nun 2 sarà Michael Chaves, che è lo stesso regista di The Conjuring 3. E a questo punto possiamo aprire un'enorme parentesi, però ne parliamo più tardi. Mentre appunto viene riconfermata la presenza di Bonnie Arons nei panni da sora. Ma cosa possiamo aspettarci? Perché come vi dicevo ancora non si sa praticamente nulla per quanto riguarda la trama, a parte un piccolo dettaglietto, se non volete saperlo perché vi fanno schifo tutti gli spoiler come me, tranne su The Conjuring, che invece mi voglio spoilerare sempre tutto subito, passate subito a questo minutaggio, almeno non lo sapete. E cioè che a quanto pare questo film si ambienta 4 anni dopo i fatti in Romania, che sono accaduti nel 1952, e cioè nel 1956. Perciò presumibilmente, dico presumibilmente perché immagino sia così, si seguiranno le vicende del francese. Vi lascio qui da qualche parte il video in cui vi ho parlato, vi ho raccontato bene tutta la storia di The Nun, tutti i vari retroscena e le curiosità, e sicuramente questo è il momento giusto per smetterla di rimandare il video sul francese, sulla vera storia di Maurice Theriault che vi avevo già promesso eoni fa, e quindi darmi una mossa, finire di scriverlo e finalmente farvelo vedere, raccontarvela. Altra cosa, io spero di rivedere ancora Thais Farmiga nei panni di suora Erin, che tra l'altro sicuramente lo saprete già, è la sorella di Vera Farmiga, quindi di Lorraine Warren, perché è un'attrice che a me piace molto, mi è piaciuta tantissimo in American Horror Story e sinceramente mi piace un sacco il personaggio di suora Erin. Quindi io spero che ci sia anche lei, penso ci sarà ancora, e se non sbaglio tutto ciò sarà ambientato, immagino, nella Francia. Ma chi lo sa, vedremo. Sicuramente il personaggio da suora, il personaggio della suora demone, ha tanto da dare. È un personaggio molto interessante, a me piace tantissimo, infatti l'ho anche dipinta. Stefano non ha voluto che la esponessi nel nostro soggiorno, però vabbè, poverina, era legata in un armadio, però a me piace tantissimo, secondo me ha tanto ancora da dare. Difatti sono molto feliciona ovviamente di questo The Nun 2, ma ho molta paura lo stesso che possa andare tutto in vacca. Torniamo sul discorso Michael Chaves, quindi The Conjuring 3. Allora, The Conjuring 3, tralasciando il fatto che non mi è piaciuto tanto a livello di trama, nel senso che l'ho trovato molto noioso, molto lungo, palloso, in realtà ora facciamo finta ovviamente che di essere al bar, mia e te, e che ce la stiamo chiacchierando così, anche perché non sono una critica cinematografica, non ne capisco una cippa di critica cinematografica e manco mi interessa, sinceramente io voglio soltanto vedere i mostroni, i demononi e basta. Perciò, al di là della trama di The Conjuring 3, di come è stata organizzata, di come è stata raccontata, che non mi è tanto piaciuto, ho trovato molto interessanti alcuni cambi di scena e mi sono piaciuti tantissimo, e anche alcuni effettozzi, alcuni effetti speciali che in realtà è stato un bel cambiamento rispetto ai primi due The Conjuring, però sembra proprio fatto, si vede che è fatto da un'altra mano. E perciò tutte queste cose qua messe insieme mi danno una grande speranza per questo The Nun 2, che ci possa essere ancora qualcosa di innovativo, che poi vabbè, sicuramente non è innovativo, sono cose già viste, riviste, straviste, innovativo dal punto di vista della saga ovviamente, ma poi anche chi se ne frega se non è innovativo, ci piacerà lo stesso, anche se ho già sentito che molti ne hanno piene le pelotas dei film di The Conjuring, però oh raga, ci piace. È bello, siamo molto felici, ma soprattutto i The Conjuring hanno ancora tantissimo da raccontare, perché i casi affrontati dai Warren sono veramente tanti, e quindi in realtà quello che può sembrare un tirarla troppo per le lunghe non è proprio così, nel senso che sono tutti storie, a parte queste qua di The Nun, che si ispirano a dei fatti realmente accaduti o comunque dei casi
vissuti o quantomeno raccontati dai nostri coniugi Warren. Perciò, senza divagare troppo, io sono molto feliciona di tutte queste cose. L'unica roba che mi fa un po' preoccupare, che mi fa un po'... e che quello che non mi è piaciuto di The Conjuring 3 e che probabilmente non mi piacerà dei prossimi capitoli, è che è stato comunicato, proprio per quanto riguarda già anche il terzo capitolo, perciò per ordine del diavolo, il fatto che fossero particolarmente interessati a mostrare il lato più politico, cioè i rapporti interpersonali tra i Warren e le forze dell'ordine, piuttosto che la comunità locali. Difatti The Conjuring 3 non è tanto basato su un caso soprannaturale nudo e crudo, quanto più su tutto dal punto di vista del processo, quindi l'interfaccia dei coniugi Warren del soprannaturale con quello che è la realtà, la razionalità e la legge. Quindi, insomma, questo è un aspetto che aveva già incuriosito e che era già stato comunicato avessero intenzione di approfondire ulteriormente nei prossimi capitoli. Io spero che, in vista di quello che è stato The Nun del 2018, che tra l'altro ha fatto un incasso della Madonna, nonostante comunque sia stato un po' così criticato malamente, e in vista di quello che è il personaggio, io spero che questo non si veda in The Nun 2, ma che rimanga un po' più fedele alle origini, anche perché non so in che modo possa essere rigirata la frittata, però vabbè, non è il mio lavoro, ci sta che non lo sappia. Sappiamo già dove si andrà a parare, perché quello, chissà se in The Nun 2, se ci sarà anche un terzo capitolo, non lo so, però sappiamo già fin dove si va a parare perché l'abbiamo già visto. Vi lascio qui da qualche parte il video in cui ve ne parlo, e tra l'altro se volete riprendere, rifare una maratona di Conjuring in vista della futura uscita di The Nun 2, non so ancora stata rilasciata la data, vi lascio anche il link al video in cui vi racconto l'ordine cronologico in cui potete guardare tutti i film della saga. E qui perciò noi sappiamo già dove si va a parare, ma l'abbiamo già saputo in The Conjuring 1 e in The Conjuring l'Evocazione, perché l'abbiamo già visto. Bisogna vedere come ci si arriva. Io spero sinceramente che accantonino momentaneamente l'idea più politica, più di interazione sociale, e si rimanga più su un film più tradizionale, più classico di The Conjuring. Però non lo so, non ne ho la più pallida idea. Chi lo sa, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, se siete team The Conjuring o team ci ha scassato cazzo. E naturalmente fatemi anche sapere quali sono le vostre previsioni e le vostre speranze per questo The Nun 2. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e seguitemi anche su Instagram, dove pubblico sempre tutti gli aggiornamenti, sia per quanto riguarda le nuove uscite, le novità in ambito cinematografico, in ambito letterario, di tutto e di più. E ultima cosa, il motivo per cui a me non spiace il fatto che la saga di The Conjuring stia continuando e probabilmente continuerà per sempre, è che secondo me, ve ne ho già parlato da qualche parte, non mi ricordo, forse nel video sull'horror in Italia, ma non ne sono troppo sicura, trovo che sia una saga abbastanza commerciale, nel senso che comunque è una saga che sta piacendo sia agli amanti dell'horror, ma anche a chi l'horror non lo mastica troppo, e che quindi possa essere in qualche modo una sorta di collante tra la comunità dell'horror e tutto il resto del mondo, e quindi magari provare un po' ad uscire da questa nicchia di persone appassionate di horror e creepy e sembrare anche un po' meno strani all'occhio degli occhi delle persone normali. E quindi, chissà, magari così facendo si potrà dare e avere maggior spazio nelle proposte, sia dal punto di vista cinematografico che dal punto di vista, soprattutto dal punto di vista letterario, per quello che è l'horror. Fatemi sapere anche cosa ne pensate di tutto questo. E con questo purtroppo gli aggiornamenti sono finiti, come avevo già detto non erano tanti aggiornamenti. Io vi saluto e noi ci vediamo venerdì con il prossimo video. Ciao ciao! We'll be right back.